Il momento nel quale il gruppo va a riprendere Ben Gastauer e parte di nuovo la Movistar, di nuovo con Alejandro Valverde. Alejandro Valverde al contrattacco, ha sfruttato un paio di scatti di Nairo Quintana e ora è il primo ad andare a raggiungere Gastauer e a rilanciare l'azione. Alla sua ruota mi sembra Buongiorno della Bardiani CSF, l'ex campione d'Italia tra gli under 23, lesto e bravissimo a seguire Alejandro Valverde in questo attacco. Eccolo qui. Eccolo il momento in cui viene ripreso Ben Gastauer, che corrisponde anche al momento del nuovo scatto ed è il secondo di Alejandro Valverde. Stiamo arrivando ai campi di Annibali con questa località, con questo nome così suggestivo, perché è anche suggestiva l'ipotesi per l'origine del nome, mentre prova ancora Valverde. Indomito veramente Valverde quest'oggi. Sembra per la Lampre, mi sembra Anacona, il colombiano che si sta riportando su Valverde e su Buongiorno. E attenzione, perché questa può essere un'azione decisamente più seria da parte di Valverde. Eh sì, l'ennesima per Alejandro Valverde, già protagonista, è il quarto scatto questo per il campione spagnolo, che però con i primi due possiamo dire dava l'impressione di fare un po' le prove, no? Sì. Il terzo e il quarto, questo in modo particolare, invece sono sembrati scatti decisamente più seri. Un Alejandro Valverde che comunque ha sulle gambe una corsa da protagonista di ieri, quindi anche un po' di stanchezza, che tenta comunque di essere protagonista quest'oggi, riuscendoci, ma per ancora, ora... Riparte ancora Alejandro Valverde, che intanto un primo obiettivo lo ha centrato, perché è riuscito a fare una gran bella selezione, perché sono rimasti una ventina di corridori adesso al comando nella prima parte, con Buongiorno e con Anacona. Dunque, avevi visto bene, Silvio, sono proprio loro due gli uomini, il primo della Bardiani CSF e il secondo della Lampre Merida, che stanno cercando di controllare, di stoppare per quanto possibile almeno l'azione di Alejandro Valverde. Qui con la nostra motoripresa risaliamo e cercheremo anche di individuare se qualche grosso nome sta vivendo qualche momento di difficoltà sulla spinta dei continui attacchi di Alejandro Valverde. Qui stiamo risalendo, c'è anche Luca Paolini, coinvolto ieri in una caduta, per sua fortuna senza grandissime conseguenze. Il primo piano, il replay sul primo piano di Alejandro Valverde, una giornata da turista con la famiglia, moglie e figlio domani a Roma, oggi però vuole fare le cose sul serio. Valverde, Rocca, siamo di a Papa. Rocca di Papa, e poi un ultimo chilometro durissimo verso Campi di Annibale. Sarà lì probabilmente dove mi aspetto l'attacco più incisivo da parte di Alejandro Valverde. Vedremo se avrà la forza di fare veramente la selezione, ma poi sarà dura anche continuare per arrivare. Intanto non ha minimamente allentato il ritmo Valverde, no, perché non sta facendo altri scatti, ma insomma continua a tenere un ritmo altissimo. Si passa anche sul lastricato. Ci siamo, adesso inizia. Questo è il tratto più difficile, una dozzina gli atleti che fanno parte del primo gruppo, vediamo. E si sta sfilacciando ulteriormente la prima parte del gruppo, perché siamo arrivati all'imbocco di questo tratto, il più difficile, quello con le pendenze più importanti, sul lastricato, fra l'altro con un gruppetto di una quindicina di corridori, che adesso però si va notevolmente assottigliando, con Pozzo Vivo che adesso è in prima posizione. Vediamo, perché rischia forse di aver esagerato un po' Valverde. Eh sì, rischia di aver esagerato un po' Valverde, sembra non sia in grado in questo momento di seguire il ritmo di Domenico Pozzovivo, sta gestendo un lieve momento di difficoltà. Il Mursiano, anche Buongiorno e Anacona sembrano in serie difficoltà, e per quanto riguarda la Neri Sottoli mi sembra la sagoma di Rabottini che sta tentando di tenere duro. Vedi che Alejandro Valverde comunque prova a reagire, a riportarsi su un Domenico Pozzovivo che invece sta affrontando questo durissimo tratto verso Rocca di Papa veramente con grande determinazione. Ha fatto la differenza Domenico Pozzovivo. Sta facendo la differenza sì in questo tratto, adesso prova ad insistere Domenico Pozzovivo, però la sensazione era decisamente sbagliata, perché non ha esagerato Alejandro Valverde, che comunque qualcosa ha perso, ma è sempre lì nella scia di Pozzovivo. Avrà
8-10 metri di ritardo. Assolutamente, quindi un Domenico Pozzovivo brillantissimo anche quest'oggi, un Alejandro Valverde che sta rispondendo alla grande, alle grandi attese che c'erano sulla sua presenza. Un Alejandro Valverde possiamo dire altrettanto brillante dopo quello anche che ci ha fatto vedere ieri, perché ricordiamo che ieri ha sbagliato da un punto di vista tattico l'interpretazione della corsa, ma per come poi è andato in finale, perché è stato lui fra l'altro a portare via il gruppetto degli inseguitori, quello con Fabian Cancellara e il nostro ottimo Damiano Cunego dentro, beh dunque con un'altra interpretazione non si fosse fatto sorprendere da Sagan, probabilmente sarebbe rimasto, non sarebbe stata una coppia ma un terzetto, quello che si avrebbe deciso la corsa nel strappo finale. Si è dato la sensazione di avere comunque le gambe per rimanere con Sagan e con Kwiatkowski, Alejandro Valverde, ma come spesso è capitato nella sua carriera, ha tentennato un po' troppo. Si sta riportando sotto Valverde, si sta riportando sotto il murciano su Domenico Pozzovivo. Stiamo scollinando Francesco ormai a campi di Annibale e si è riportato sotto, c'è stato un problema per un corridore della Astana, visto un meccanico. Ed ecco che si è formata una coppia adesso alla comando della Roma Massima, con la salita più impegnativa, più difficile, che si sono lasciati alle spalle i battistrada Alejandro Valverde e Domenico Pozzovivo. Ma attenzione, perché comunque adesso c'è ancora un altro strappo, dello strappo dei Cappuccini. Ecco qui il momento, il rallenti, in cui Alejandro Valverde recupera Domenico Pozzovivo, che aveva affrontato lo strappo verso campi di Annibale con grande determinazione, lo recupera e va immediatamente in testa a dare il proprio contributo. Beh, questa volta merita soltanto un applauso Valverde, Silvio, anche per come l'ha affrontato questo ultimo strappo. Non si è fatto prendere dal panico quando si è portato davanti Domenico Pozzovivo, ma l'ha gestito con grandissima intelligenza e soprattutto con grandissima lucidità questo strappo ai campi di Annibale. Un Alejandro Valverde particolarmente in forma, che viene dalla settimana strepitosa che gli ha consentito di conquistare la Vuelta Andalusia, ex Ruta del Sol, si è presentato in questo weekend italiano con grande ambizioni, ieri terzo e quest'oggi ancora protagonista. All'arrivo. Eh sì, anche perché ancora manca tanta di strada alla conclusione, più di 27 chilometri davanti, certo continuano i due e fra l'altro la sembra ci sia anche un discreto accordo tra Pozzovivo e Valverde che si è incaricato di condurre nella discesa. Ora ci stiamo avvicinando allo strappo dei Cappuccini e si è riportato davanti invece Domenico Pozzovivo, con Pardiglia che dietro con alla ruota Franco Pellizzotti prova a dare impulso all'inseguimento. Sempre 19 secondi che dividono Valverde e Pozzovivo dai 12 atleti al loro inseguimento, ma scatta con determinazione. Buongiorno per la Bardiani CSF, molto attivo, molto bravo anche questo ragazzo, perché in precedenza insieme ad Anacona stava controllando su Valverde, adesso capisce che questo può essere il momento buono per cercare di rimediare dopo aver perso contatto sullo strappo verso campi di Annibale. Torniamo da Max Lelli, siamo di nuovo con le immagini sulla testa, vicini allo scollinamento. Max. No, si sta staccando Quintana. Ok, grazie per questa segnalazione Max. Massimiliano Lelli, siamo vicini allo scollinamento con Pozzovivo e con Valverde. Ormai vicini allo scollinamento di quella che è l'ultima asperità di giornata, lo strappo impegnativo di Cappuccini. Ultimi metri ormai per Valverde e Pozzovivo, prova adesso Valverde a rilanciare l'azione, però il vantaggio, come giustamente facevi notare Silvio, la grafica in alto a sinistra, il loro vantaggio sta diminuendo, soltanto 12 secondi e potrebbe essere, anzi quasi sicuramente sarà, Francesco Manuel Buongiorno il primo a riportarsi sui due uomini alla comando. Tanta strada ancora al traguardo, cresce la possibilità, diventa sempre più concreta la possibilità che questo gruppo possa anche ricompattarsi, Silvio. Qualche difficoltà per Rabottini e Pellizzotti che faticano a tenere il ritmo degli altri compagni. Manuel Buongiorno, veramente pimpante questo ragazzo che sembra essere riuscito definitivamente a staccare i componenti del gruppetto che erano con lui all'inseguimento di Valverde e di Pozzovivo, e sta tentando tutto solo di riportarsi sulla coppia al comando.
Coppia al comando che però è tornata a guadagnare nei confronti degli inseguitori, 15 secondi il loro margine, non sono tantissimi però, 15 secondi perché mancano 26 km alla conclusione. Con la seconda telecamera, la seconda moto di ripresa, andiamo a seguire, ad apprezzare proprio l'azione di Francesco Manuel Buongiorno, che sta facendo davvero un gran bel numero, anche perché questo è uno strappo bello impegnativo. Eh sì, è uno strappo impegnativo, ha pagato dazio sui campi di Annibale, non è riuscito a rimanere nonostante la brillantezza con cui aveva seguito nei suoi attacchi a Leandro Valverde. Francesco Manuel Buongiorno, ma ci sta provando veramente con grande efficacia in questo duro tratto. Mentre in difficoltà adesso appare Franco Pellizzotti, il peggio però sembra esserselo messo alle spalle anche lui, che dunque ha la possibilità di riprendere contatto con gli altri 10 corridori che compongono il gruppo che sta inseguendo i due battistrada. Pozzovivo continua a dare il proprio contributo, Domenico Pozzovivo, nonostante sia stanchissimo. È bello vedere Samuel Sanchez uscito dal gruppo come una fucilata, che sta provando a riportarsi tutto solo sulla coppia di testa, che continua ad avere comunque un vantaggio rassicurante. Si stanno avvicinando all'ultimo chilometro. Adesso però il rilevamento cronometrico dà qualche speranza in più, un'iniezione di fiducia in più notevole per Valverde, per Pozzovivo, perché siamo tornati intorno alla mezzo minuto e questo è lo scenario splendido, fantastico, unico, che accoglie i corridori in via dei Fori Imperiali con questo passaggio proprio accanto al Colosseo. Pensate un po', da San Gimignano, Piazza del Campo, la meraviglia della campagna toscana, e oggi invece questa Roma massima nel cuore della Roma imperiale. Questo è lo scenario che ha presentato il weekend italiano nel segno del ciclismo. Ultimo chilometro per Alejandro Valverde e Domenico Pozzovivo, mentre i corridori della Giant Shimano in testa al gruppo per cercare le ultime speranze, le ultime possibilità di ricongiungimento, ma il vantaggio è rassicurante per la coppia di testa ormai. L'ultima volta che era arrivato il Giro del Lazio, di cui questa Roma Maxima è l'erede, a Roma era stato nel 2001 con la vittoria di Massimo Donati, l'anno scorso il successo di Biel Kadri, quest'anno vediamo con questo sprint a due tra Valverde e Pozzovivo. Adesso però non devono commettere l'errore di studiarsi troppo, hanno cominciato a voltarsi i due che hanno già cominciato l'ultimo chilometro, ma il gruppo è segnalato proprio al passaggio sotto il triangolo verde rosso degli ultimi 1000 metri, soltanto a 16 secondi. Controlla Leandro Valverde, alle sue spalle vedete il gruppo che sta arrivando. Attenzione perché è una gran finale con Alejandro Valverde, che è quasi costretto a lanciare la volata lunga perché da dietro sta arrivando il gruppo, ultimi 250 metri. Valverde che controlla il gruppo, ma ancora di più a questo punto deve controllare la posizione di Domenico Pozzovivo. Parte lo sprint ora di Alejandro Valverde, che ha speso tantissimo. Eccolo Alejandro Valverde agli ultimi metri e va il murciano a vincere Roma Maxima per la seconda posizione. Poi è Davide Apollonio, la vittoria dunque di Alejandro Valverde. Lo avevamo detto fin dall'inizio, una giornata in cui sono attesi punto di Valverde. Sonny Colbrelli, tanto per cambiare, altro piazzamento per Sonny Colbrelli, che proprio non riesce a sbloccarsi, deve ancora cogliere la prima vittoria da professionista, però insomma arriva un altro eccezionale piazzamento per Colbrelli nei tre, anche stavolta sul podio della Roma Maxima alle spalle di Valverde e di Apollonio. Domenico Pozzovivo in quinta posizione, Gilbert in ottava.